attesa all'Eurospin, velocissimamente vi faccio dire i gelati. Allora, questi erano tutti in offerta: 6 coni al croccante, 6 coni al cioccolato, 6 crocchini con amarena. Poi ancora, nel reparto surgelatore abbiamo preso le patate fritte, il bustone da 3 kg. Ovviamente vi metterò sempre i prezzi man mano che vi faccio vedere le cose. I fagiolini finissimi e le crocchette di patate. Poi nel reparto gastronomia ho preso un etto di crudo, 1,91 €. Questo formaggio... come si chiama? Bran bavarese, 1,40 €. Poi nel frigo ho preso questa mortadellina e gli gnocchetti di patate. Avevo dimenticato 2 lieviti grand dessert alla vaniglia e al cacao. Poi ho preso le fette biscottate, perché queste durano tantissimo e poi il prezzo è buono. Poi ancora il sale fino, questo qui che mi trovo bene, i sacchetti gelo, io di solito prendo il rotolino però non c'era, e poi il mio classico riso integrale. Come succhi di frutta abbiamo preso questo, la pesca, questo qui che sembrava un succo nuovo, è pera, banana e mela, sembra comunque un succo di quelli dissetanti, e poi il succo ace. E in ultimo come succhi abbiamo preso questi qui, sempre ace, però sono i bricchetti, che comunque sono comodi per fare la merenda. Birre che sono in bottiglie, sono 4. La farina, ho preso solo un pacchetto perché stasera devo fare le cucce, che viene la mia famiglia a cena, e quindi ho preso la farina 00. La mia marmellata adorata, questa è la mia marmellata preferita, che vende solo Eurospin ed è 70% di frutta, quindi vi consiglio di assaggiarla. Io ovviamente prendo sempre frutti di bosco, ne ho trovate 2 perché erano le ultime e le ho prese entrambe. Allora, come spesa all'Eurospin abbiamo terminato. In totale ho speso 39,88 €, anche se bisogna aggiungere 2 casse di acqua e un detersivo per la lavatrice. E diciamo, non ho speso tantissimo perché già avevo fatto la spesa mensile, mi mancava giusto qualcosa. Poi siamo andati anche al mercato e vi volevo far vedere, ho acquistato questi ceci decorticati, sono italiani biologici, ideale per chi ha intolleranze alla buccia dei legumi e per chi ha difficoltà nel digerirli. Questi sono 1 chilo e li ho pagati 3 euro, li ho presi al mercato e vi volevo far vedere perché comunque per chi ha problemi, io prima non sapevo che esistevano tutte queste cose decorticate, quindi mangiavo sempre i ceci classici, adesso da quando lo so uso solo questi e mi trovo benissimo. Poi ancora al mercato abbiamo preso questo meloncino, veniva a 50 centesimi, ne abbiamo preso solo uno perché comunque siamo in 2, anche se mangio tanta frutta, però in una settimana, siccome andiamo tutte le settimane al mercato, quindi può bastare. Poi abbiamo preso questi peperoni, sono un po' arancioni e un po' rossi, io poi amo i peperoni, quindi arrostiti me li mangio tantissimo, oppure al forno con la ricotta, diciamo, durante la settimana. Questi qua anche li abbiamo pagati a 50 centesimi. Poi abbiamo preso questi caroselli, perché io li mangio praticamente tutti i giorni, non so se esistono in tutte le parti d'Italia, comunque questi fanno parte della famiglia dei cetrioli e sono dolcissimi. Questi sono buoni, però purtroppo non ricordo il prezzo, ma se non erro sempre a 50 centesimi al chilo. Poi uno di questo comunque sazia tanto e dà pochissime calorie, ha solo 15 calorie ogni 100 grammi, quindi per la dieta è consigliatissimo. Una grandissima, l'ho pagata 1,20 €, purtroppo in questo periodo stanno costando tantissimo, però questa qui è veramente buona, quindi ve la consiglio, questa con le foglie lunghe, veramente buonissima. Poi per finire ho preso queste zucchine, ne ho prese tantissime, sia piccoline che grandi, perché io mangio veramente tante tante verdure, le zucchine le mangio in tutti i modi, arrostite, con il riso, bollite, insomma, uno come vuole se le mangia, perché sono sempre buone, si può fare anche una parmigiana light volendo. Queste qui le abbiamo pagate a 1 euro.
questa è tutta la mia spesa che ho fatto sia all'Eurospin che questa al mercato. Mi raccomando, mangiate tanta verdura che fa benissimo e tanta frutta. Detto questo, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!